Se n'è andata nella notte Simona Maruccini, fondatrice e responsabile da quasi 20 anni del canile Melampo, dopo aver combattuto contro un brutto male è deceduta all'ospedale Santa Croce di Fano. La donna di 54 anni, residente a Lucrezia di Cartoceto, ha trascorso tutta la vita a prendersi cura degli amici a quattro zampe. Simona, come ha scritto il sindaco Massimo Seri, oltre ad aver salvato un numero grandissimo di cani e gatti, si è sempre battuta per il canile, con grande passione, senza risparmiarsi mai, tanto da rischiare la propria salute passando nottate ad accudire i propri ospiti. Il mondo del volontariato in supporto degli animali, ha proseguito il primo cittadino, ha perso uno dei suoi più grandi guerrieri. Simona era una persona molto stimata e molto amata. Si può dire sia stato il simbolo della tutela dei cani e dei gatti, fondatrice e animatrice dell'associazione Melampo, che tutti conosciamo e a cui tutti prestiamo sempre grande attenzione. Ma è una persona che ha messo veramente tanto amore e tanto passione in quel che faceva. Ha salvato tantissime creature, non si è mai risparmiata anche nei momenti difficili, che sia stato estate o inverno, ho passato anche nottate con magari quegli animali che soffrivano e che avevano bisogno di aiuto. E quindi una presenza costante, svolta con, come dicevo, con amore in punta di piedi. Si è battuta molto anche per i diritti del canile comunale, e questa perdita addolora tante persone, addolora la città, e quindi come sindaco mi sento il dovere, ma soprattutto il sentimento di rivolgere le condoglianze della città alla famiglia e a tutti i volontari della Melampo che con lei hanno condiviso questi anni di grande passione, che sono stati tanti, quasi 20 anni.